Ci troviamo a Sapri, presso la Casa del Buon Pastore, per visitare la mostra di Natale. La mostra si apre con una serie di presepi realizzati da artigiani prestigiosi, tra cui Antonio Rocco, che ha esposto vari presepi di grande caratura. Un'altra grande opera presepiale è quella creata da Vincenzo Sicignano e Gianfranco Vitillo. Lungo il percorso tra le stanze del palazzo troviamo opere di Ulisse D'Andrea, Paolo Caggiano, Silvio Caggiano, Carmine Rupe, Amerigo Gervasio e Maria Sorrentino, Associazione Amici del Presepe Maratea e molti altri. Vi è poi un intero spazio dedicato all'artista Antonio Balbi, da Rocca Gloriosa, che con le sue creazioni Polifemo si ispira alle famose opere di grandi artisti, ricreando così una vera e propria icona pop. Le altre opere presenti nella mostra sono state realizzate da Antonio Baviglio, Augusto Ambrosone, Carlo Cottone, Enzo Ungioni, Elena Saponaro, Elisa Traverso, Mario Carotenuto, Nadia Lolletti e molti altri. Infine, uno spazio espositivo è stato occupato dagli studenti degli istituti comprensivi di Sapri che hanno utilizzato magistralmente i materiali di riuso per valorizzare il riciclo. I due istituti presenti alla mostra sono l'Istituto Comprensivo Santa Croce e l'Istituto Comprensivo Dantalighieri che, oltre alle opere esposte, hanno contribuito fattivamente alla riuscita dell'evento. L'attività progettuale è stata ideata dai docenti delle discipline artistiche nell'ambito di quello che erano le attività della didattica laboratoriale. Con l'approssimarsi del Natale, il tema della natività e quindi dell'allestimento di un presepe da parte di tutti i bambini è stata veramente un'occasione unica per mettere in campo quelle che erano le conoscenze tecniche in un laboratorio artistico che doveva rendere al meglio quella che era la loro idea, la loro versione di presepe, nella versione fanciullesca della natività. Quindi ogni bambino, facendo sfogo a quello che è la sua creatività, ha posto in essere una realizzazione molto molto originale dell'opera. Abbiamo notato che le opere sono state fatte con materiali diversi, è stato seguito un criterio o è la fantasia dei bambini? Abbiamo cercato di privilegiare il riciclo del materiale, materiali preziosi che sono la carta e il legno che spesse volte vengono sciupati in un uso indiscriminato dei rifiuti. Nell'ottica dell'educazione alla sostenibilità ambientale, le insegnanti sostengono il valore di riutilizzare il materiale povero che ha il vantaggio di essere sicuramente economico, di essere adattabile a quelli che sono i diversi contesti, ma soprattutto promuove l'impegno al rispetto dell'ambiente e all'uso parsimonioso di tutte quelle che sono le risorse in dotazione dei nostri ecosistemi terrestri. Vuole lasciare un messaggio ai ragazzi che hanno partecipato a questo progetto? Voglio sicuramente complimentarmi con tutto il gruppo docente che è sempre molto sensibile a quelli che sono gli input che vengono trasmessi dalla mia persona in qualità di dirigente scolastico, che sono poi quelli di attuare i principi delle varie riforme istituzionali del MIUR. E a loro un enorme grazie per tutto quello che riescono a trasmetterci, perché con la loro testimonianza abbiamo sicuramente all'attivo quello che viene qualificato il successo scolastico in termini di crescita e di arricchimento personale.